In una prima fase quello di lavorare in maniera più protetta rispetto al rischio di contagio, di gestire meglio le situazioni familiari, però diciamo che poi dopo un po' di mesi non ci sono state solo note positive, ci sono state anche problematiche. Questo viene fuori con chiarezza da questo studio. Dopo l'esplosione della seconda ondata, lo smart working, che in una prima fase era stata vista come una cosa necessaria ma anche come un'opportunità di conciliare vita privata e lavoro. La seconda ondata invece è stata qualcosa che ha portato del pessimismo fra i lavoratori e le lavoratrici, e allora si è partiti da quell'idea per cercare di capire come e quanto lo smart working, il lavoro da casa, abbiano modificato lo stile di vita delle persone e abbiano prodotto dei cambiamenti forse irreversibili. Quando è iniziata la pandemia ci siamo resi conto che oltre l'80% delle nostre lavoratrici e lavoratori su Siena erano in smart working. Quando il lavoro lo si ha dentro casa, non si chiude la porta dell'ufficio, si tende a non avere poi la possibilità di staccare mai dal lavoro, quindi telefonate, mail sono un qualcosa alla quale si risponde, si tende a rispondere senza soluzione di continuità. Tutti lamentano, anche questo libro, questa ricerca lo dimostra, di avere lavorato di più sia in termini intensivi, quindi una maggiore produttività, ma anche estensivi, andando oltre l'orario di lavoro. L'organizzazione del lavoro in casa, con tante difficoltà, insomma, tocca delle corde piuttosto importanti del lavoratore, della persona. Le aziende hanno fatto tanti accordi insieme con il sindacato. Credo che siano piuttosto coerenti con l'organizzazione del lavoro che si sta evolvendo. Diritto di disconnessione, diritti sindacali, rispetto delle normative contrattuali sono le questioni sulle quali noi abbiamo posto l'accento, perché naturalmente il lavoro agile non può né essere una concessione del datore di lavoro ai lavoratori e perché questa prestazione non deve sottrarre diritti ma massimizzare un beneficio anche per i dipendenti. C'è necessità di introdurre nuove norme, nuove risposte che possono stare solo nella contrattazione, che dovranno evitare e correggere quelle derive che abbiamo potuto sperimentare in questi 2 anni di smart working, che poi non è stato un vero smart working ma un lavoro da remoto.